Soffre nell'ultimo quarto d'ora, ma porta a casa un successo prezioso il Pineto, che con un gol per tempo dei suoi centrocampisti Bianciardi a quadro batte un Porto Sant'Elpidio che si è svegliato troppo tardi nella gara giocata al Polisportivo di Civitanova Marche. Ancora senza Pippi e lo squalificato Cerceluti e con il forfè dell'influenzato Di Giovacchino, Rachini conferma festa nel trio d'attacco completato da Sarrizzo e Alessandro. Nel Porto Sant'Elpidio l'allenatore Di Mengo lascia in panchina Ruzier e il baby Mandolesi al bomber Maio il compito di insidiare la solida difesa pinetese. La prima parte di gara è decisamente soporifera, Pineto più manovriero grazie alla qualità del suo centrocampo, marchigiani votati alle ripartenze, ma l'unico sussulto della prima mezz'ora, per modo di dire, è lo scivolone del direttore di gara Casalini di Pontedera. A rompere la monotonia del match ci pensa però Lorenzo Bianciardi, che conferma il suo stato di forma e la confidenza nell'andare in gol, sbloccando il match alla sua maniera con un preciso sinistro dalla distanza. Terzo gol per l'ex avezzano, il secondo consecutivo. Reagisce il Porto Sant'Elpidio che reclama per un atterramento di Maio, per l'arbitro la chiusura di Speranza è pulita. Al 42esimo ci prova anche Sarrizzo dal limite, ma stavolta l'ex Giacchetta ci arriva. Parte forte il Pineto nel secondo tempo, a cavallo del quinto minuto sugli sviluppi di due calci d'angolo, la squadra di Rachini si rende pericolosa prima con Sarrizzo, poi con Speranza. Il gol del raddoppio è rimandato però al nono minuto, il merito è tutto di Alberto Acquadro che prima con un'azione di prepotenza si conquista un calcio piazzato, poi con una conclusione chirurgica supera la barriera e beffa Giacchetta. 0-2. Il Porto Sant'Elpidio prova a scuotersi non tanto con la velleitaria punizione di Cucù, quanto con un triangolo che al 15esimo libera al tiro il neoentrato Ruzier che non inquadra la porta. Pineto in controllo fino al 28esimo quando una fiammata dalla distanza di Cucù sorprende Shiba e riapre i giochi. Il Pineto si tira indietro per resistere alle folate elpidienzi. Rachini passa la difesa 3 con Orlando al posto di Alessandro. Il forcing marchigiano produce un paio di conclusioni di Maio, una da calcio piazzato al 41esimo, l'altra è un colpo di testa al 43esimo, ma Shiba è sempre attento e così il Pineto piazza il secondo colpo esterno in campionato che permette di rosicchiare due punti dal vertice, anche se la rincorsa è ancora lunga. Hai detto bene, abbiamo fatto secondo me una grande partita per 65-70 minuti fino al 2-0, poi ci può stare che la squadra avversaria ti fa gol e vai un po' in sofferenza negli ultimi 15 minuti, però penso che abbiamo controllato abbastanza bene, ripeto, contro una squadra che secondo me è forte, gioca bene, molto ben organizzata e quindi questa è secondo me una vittoria importante. Tra le piaghe di questa partita, magari questo reparto d'attacco che non teneva palle, non andava intanto in profondità, lì magari c'è bisogno di un intervento. È vero che oggi mancava Pippi, però il mercato forse qualcosa dovreste fare. Ma questo poi sono cose, ne parleremo con la società. Oggi non mancava solo Pippi, mancava anche Cerceluti che per noi è un giocatore importante, quindi sono due attaccanti che su questo campo ti potevano dare una grossa mano, quindi facciamo fatica lì davanti a fare gol, però comunque abbiamo i centrocampisti che fanno gol, quindi quella è una cosa importante. Poi piano piano si sbloccheranno anche lì davanti e continueremo a fare bene, insomma. Avete rosicchiato due punti alla prima in classifica, vuol dire qualcosa o è ancora troppo lungo? Noi dobbiamo continuare a fare queste prestazioni e poi ripeto, questo è un campionato lungo e difficile, è normale che se si è ambiziosi bisogna guardare sempre davanti, il Naturalesco sta facendo qualcosa di straordinario, però noi guardiamo avanti con fiducia perché la squadra c'è, gioca bene, quindi può giocarsi le sue chance fino alla fine. Sicuramente non siamo riusciti a fare come avevamo preparato la partita, anche perché merito di una squadra che, cioè non è che devo dirlo, del Pineto, della forza del Pineto, ci abbiamo provato, secondo me potevamo fare meglio, abbiamo sbagliato, adesso come sbagliamo paghiamo, che è la cosa peggiore, però dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a crederci, a migliorarci, perché secondo me, ripeto, abbiamo una buona base, però dobbiamo ancora calarci in questa categoria, perché facciamo qualche errore, adesso lo paghiamo, però fa parte del calcio, soprattutto quando è una squadra forte come il Pineto, dove c'ha giocatori che in qualsiasi errore ti puniscono. Noi non possiamo permetterci di iniziare a giocare dopo il 2-0, noi dobbiamo partire dall'inizio, cercare di fare di esprimere la nostra idea e cercare di portare a casa più punti possibile. Dobbiamo ripartire con l'entusiasmo che avevamo all'inizio e continuare in questo percorso, perché sapevamo che era difficile e adesso stiamo capendo che la Serie D è un campionato difficile.